direi che è stata un'esperienza fantastica dal primo giorno. E direi ogni volta che arrivavamo qua, ogni volta ci trovavamo di fronte a delle cose nuove da fare, da vedere, da controllare, ma anche da in qualche modo trasformare. Oggi che siamo dopo 4 anni che facciamo tutto questo lavoro continuo, abbiamo una cosa veramente eccezionale. E, mi piace dirlo che noi progettisti, noi pensatori, senza un cliente, un committente, capace di capire che cosa tu vuoi fare, non saremo niente. Quindi direi che. Ma la cosa mi ha fatto molto piacere perché ovviamente è normale. Non saprei dire altro, perché poi il nostro lavoro è quello di cercare di fare delle cose per le persone, è fondamentale. E se le persone cominciano a capire quello che tu hai fatto, soprattutto a viverlo, trattandosi di spazi, la cosa ovviamente. Ti fa molto piacere. Sì, la domanda mi piace molto perché mi permette di dire un modo che ho di lavorare. Prima di tutto deve appassionarmi quello che vedo, cioè devo avere una passione per quello che trovo da fare. Quindi la prima cosa è la cosa, cioè quindi che cosa devo fare. La seconda per me è importante è il committente, quindi la persona che mi chiede di fare un lavoro. Se queste due cose combaciano con la mia esperienza di vita, con la mia esperienza del fare, ecco che allora io comincio a lavorare. Quando siamo venuti per la prima volta qua, ci siamo appassionati subito alla Moldavia, perché molte cose che abbiamo trovato sono affini al nostro modo di pensare, amicizia, ospitalità, partecipazione, ecco, questo ci è piaciuto subito molto, tradizioni anche in un certo senso, famiglia, questo senso. La differenza, diciamo che c'è sempre, è fondamentalmente questa, perché anche in altri progetti, in effetti, ho riscontrato cose analoghe a queste. Infatti ho molte, molte, io lavoro molto con persone che hanno famiglia, che hanno un sistema di lavoro molto vicino al mio, che è quello del rispetto, è quello del fare bene. E questo l'abbiamo trovato subito, è qui. Però la cosa particolare qua della Moldavia, che ci ha attratto anche molto, questi archetipi visivi, questi segni che derivano dal Neolitico, trasferiti sui tappeti, per esempio, questo ci ha dato subito questa magia nel costruire qualcosa di differente, quindi qualcosa che sia legato alla tradizione, all'etnia di dove siamo. Per cui un po' tutto qua, sia anche nel vino, sia nell'architettura, ci sono spesso questi segni, per esempio le X, che sono l'incrocio tra le persone, l'incrocio della vita. E questa cosa qua è quello che è particolare di questo lavoro, in tutto. Il vino ispira, intanto il vino ispira, e questa è la prima cosa. Poter lavorare per qualcosa che è anche molto buono e molto particolare, è il massimo, perché chiaramente ti lasci ispirare. Spesso, per esempio, abbiamo bevuto e pensato, quindi sicuramente il trait d'union tra la scultura, l'oggetto, la grafica, la comunicazione, dove al centro c'è questo vino, sicuramente è presente. Questo progetto ha come idea un centro. Il centro è il castello. Il centro è il castello. Tutto il territorio che è intorno al castello
è stato visto da me come un davanti al castello e un dietro il castello. Un po', se vogliamo, per essere molto semplici, possiamo pensare a una persona che ha un volto davanti e un dietro. Il davanti è stato pensato come un luogo dove le persone possono trovarsi, partecipare e trovare cose comuni, una specie di quasi di rappresentanza di una società. Quindi per questo che vedete che ci sono delle traiettorie ortogonali, belle precise, sullo stile dei giardini italiani, giardini francesi, ma anche quelli del nord Europa. Quindi c'è questo modo rettilineo, ordinato di comporre quasi musicalmente questo spazio. Poi con due edifici, uno di vetro e uno di legno, quindi anche qua due antitesi, che si trovano al centro, cioè che vengono divise da una piazza, da una grande piazza. Se vuoi poi possiamo fermare qui, perché poi dopo passo al secondo. A questo ordine ovviamente abbiamo dato anche un nome di percorrenza. Avevamo un asse, l'asse naturale del castello, che praticamente prende l'apertura del castello dal fronte strada. E questo l'abbiamo chiamato il Castel Boulevard. Importante perché stabilisce una traiettoria in questo modo. Ma, siccome sono passati 200 anni, noi creiamo un nuovo asse, l'asse contemporaneo. L'asse contemporaneo è quello che percorre il visitatore, e quindi abbiamo creato questa nuova via, che ha come centro la piazza e crea un asse ancora con un'altra parte del castello attraverso una pergola. Quindi abbiamo due assi. Il tutto è attraversato dal Moldova Boulevard. Quindi questo è per dare un po' questa idea di cittadinanza. Quindi è questo di nuovo il sistema ordinato della società, quindi qualcosa di questo tipo. Quindi questa è la parte che rappresenta tutti noi, il sociale, l'insieme. Il retro del castello è invece il luogo dove tu puoi perderti. E quindi lì è stato creato un qualcosa che ha a che fare con la follia, un po' con la follia, cioè la possibilità di giocare tra ragione e follia, quello che è l'uomo. Quindi è stato creato un giardino medievale, ricco di profumi, ricco di aromi, colorato, molto ricco e colorato, con una grafia, con una pianta che riprende tra l'altro dei segni del Neolitico, quindi questa parte qua, vedendola dall'alto, questo tipo di situazione. C'è una cucina tradizionale dove praticamente ci si può sporcare anche le mani, quindi è il luogo del piacere, il gusto, non della rappresentanza, proprio il piacere, il stare tranquilli, rilassati, assolutamente rilassati. E poi un labirinto, ecco il labirinto dove uno eventualmente si può anche perdere, per poi magari ritrovarsi oppure non perdersi mai. Quindi ecco, mi è piaciuto giocare su questo bianco e nero, il giorno e la notte, la ragione e la follia. Quindi questo è una cosa che mi piace tantissimo fare, è raccogliere le cose che trovo sul territorio, quindi guardare cosa c'è sul territorio. Questo perché? Perché è più familiare alle persone che ci abitano. Quindi trovare una familiarità tra le cose, il disegno, le cose, è molto importante. Perché noi facciamo delle cose per essere accettati, quindi abbiamo necessità di condividere. Un progetto non è mai un disegno, to, prendi, no. Cioè condividiamo, facciamo questo disegno. Una delle cose più belle che puoi fare nella progettazione è quello di capire che cosa le persone guardano, che cosa ha sotto gli occhi tutti i giorni le persone. E per cui l'utilizzo dei materiali è fondamentale. Quando abbiamo
girato molto, la mia idea era quella di dare a questo spazio un oggetto che abbiamo chiamato diorama, anche diaframma, ma adesso probabilmente lo chiameremo diorama, per dividere l'interno dall'esterno. Come tutti i castelli del mondo, c'è davanti un interno e un esterno, quindi c'è questa divisione, perché poi tu vuoi entrare in un hortus conclusus. E questa facciata la volevo molto autorevole e quindi avevo bisogno della pietra, perché la pietra è una cosa molto nobile, è la cosa più nobile che c'è, la pietra. La pietra quando la guardi dici, caspita, è fantastica. E questa pietra, abbiamo faticato tanto per trovare una pietra resistente, non resistente, quindi abbiamo faticato parecchio. Poi Cristina, la famiglia ci ha fatto vedere, ma ci sarebbe questa pietra che si chiama Casuzzi. E come ho visto una, poi ne ho viste due, poi ne ho viste tre, poi ne ho viste quattro, ho detto assolutamente bellissima, perché ognuna di queste pietre porta in sé una storia, ognuna, ognuna. Cioè tu ne prendi una, ne prendi qualunque, ognuna è diversa dall'altra. Quindi ognuna è una persona, quindi è un oggetto unico. E quindi mi ha detto è un'opera d'arte, cioè quindi non, è molto vicino all'arte questa cosa qui, cioè niente di meglio. E per cui l'abbiamo assolutamente utilizzata subito. È stata una cosa molto, molto, forse la cosa più specifica di questo progetto, l'utilizzo della Casuzzi. Questa è una domanda che mi fa riflettere su cosa sono realmente, perché in realtà io ho una storia piuttosto di formazione molto complessa, ho interessi su ogni cosa, su ogni versante. E per Castel Mimì, ma non solo per Castel Mimì, è un po' il mio modo di fare, è che per me il progetto parte dalla più piccola cosa alla più grande cosa. Quindi si tratta di fare un disegno che può essere un logo, o si tratta di fare una grande struttura, per me sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa perché? Perché se fanno parte dello stesso insieme, devono parlarsi, devono essere in accordo tra di loro. Cioè, è come comporre una grande orchestra dove il logo è la prima identità. Questa identità si deve ritrovare anche lì. Cioè, non può essere che io faccio un disegno che non è uguale all'architettura. E nello stesso tempo, e questo parliamo del livello di ciò che io vedo, di ciò che io vedo, ma in realtà dietro questo vedo ci sono anche dei perché. E il perché sono, perché sto facendo questo progetto? A cosa serve questo progetto? E per cui ecco che entra in campo un discorso che è legato al marketing. È legato alla comunicazione e quindi ogni cosa deve comunicare qualcosa, niente fine a se stesso, tutto è opportunista, tutto è opportunista, tutto ciò che tu crei è fatto per qualche cosa, non fine a se stesso, che non serve a niente, cioè no, non dialoga, tutto deve essere dialogante. Per questo mi sono specializzato, non mi piace come parola, ma ho sempre amato questo approccio di pensare a che cosa sto facendo e perché lo faccio. Perché poi il come viene da solo. Una volta dopo il come fare diventa semplice, molto semplice. Per cui anche l'ideazione di ogni singolo di questi oggetti sono legati alla visita dell'ospite, alla sua fruizione, al fatto che lui possa condividere, acquistare anche un prodotto e che sia molto molto piacevole per lui passare delle ore qua all'interno di questo spazio, potersi godere il relax, poter gustare i piaceri del vino, i piaceri del cibo. Ecco, questo è un po' il... Per cui non so come definirmi, francamente, perché sono un graphic designer, un designer, un architetto, un uomo di marketing, non lo so, non lo so. Il vino ispira, intanto il vino ispira.